Buongiorno, buongiorno da Onda Digi, in primo piano ancora lo sport, l'emergenza Covid, tornare subito al Palasport Serafini, quattro associazioni sportive chiedono il piano B per i vaccini, sentiamo tutto nel nostro servizio. Chiedono alla nuova amministrazione comunale di adoperarsi per individuare un piano B, un'altra struttura idonea dove svolgere la campagna vaccinale, in modo da tornare a utilizzare il Palasport Serafini per le attività sportive. La lettera aperta arriva da quattro associazioni: Lovidiana, Sulmona Volley, Basket Centro Abruzzo e Borgo San Panfilo. C'è chi tra noi, scrivono le associazioni, entro la fine dell'anno avrebbe portato in città un grande evento sportivo nazionale, ma ha dovuto rifiutare la proposta ricevuta dalla federazione di appartenenza proprio per l'incertezza che regna sovrana. Da mesi chiediamo rassicurazioni a chi di dovere riguardo la riapertura alle attività sportive della palestra Plurioso Serafini e le risposte sono state sempre fastidiosamente vaghe. A scanso di equivoci ci teniamo a sottolineare che la nostra non vuole essere una pretesa a scapito della ASL e del centro vaccinale, in quanto riteniamo che la salute venga prima di tutto e che Sulmona debba innanzitutto garantire ai cittadini un hub idoneo e funzionale. Il diritto alla salute è una cosa seria, ma allo stesso tempo, essendo perfettamente a conoscenza della nostra situazione, il Comune e la ASL avrebbero dovuto già da molto tempo trovare una valida alternativa, tuonano le associazioni sportive, come è avvenuto in altre realtà neanche troppo lontane, per consentire alle tante associazioni sportive cittadine di tornare a fruire di uno spazio vitale come quello della palestra Pluriuso Serafini. Per questo chiediamo alla nuova amministrazione che venga resa di nuovo fruibile la palestra dell'Incoronata, allentando notevolmente l'affollamento di Palazzetto di Via 25 Aprile, consentendoci di allenarci e affrontare la stagione 2021-2022 al meglio delle nostre possibilità nel nome di Sulmona. Negli anni abbiamo sempre affrontato con entusiasmo le difficoltà, fatto tanti sacrifici pur di mantenere vive e competitive le nostre associazioni, ma tutto c'è un limite, non possiamo affrontare la nuova stagione e già imminenti impegni con lo scoramento derivante da questa situazione di incertezza che nessuno sembra voler risolvere. Non ce lo meritiamo affatto. Fiato sospeso per i tamponi in classe mentre si allarga il nuovo focolaio Peligno. Sono 5 nuovi casi di Covid-19 emessi a referto dall'ASL in questa giornata del 20 ottobre, 4 a Sulmona, 1 a Entrodacqua. Solo un 22enne residente in città non sarebbe collegato con i nuovi fronti, quindi ne apre un altro. I suoi contatti stretti sono ancora da ricostruire. Per il resto sono tutte positività di soggetti già inseriti nella rete della sorveglianza attiva, legati in qualche modo a questo nuovo focolaio, che coinvolge un'intera famiglia di Pettorano sul Gizio e due nuclei familiari domiciliati a Sulmona. Nell'elenco dei positivi c'è anche una dipendente comunale di Prato La Peligna. Negli spazi lavorativi frequentati dalla donna sono scattate ovviamente le misure di contenimento del contagio. Altri casi saranno verosimilmente messi a referto nella giornata di domani o comunque nei prossimi giorni, poiché già rilevati con il test antigenico rapido. Quindi un nuovo balzo sulla curva epidemiologica in linea con le aspettative. Sono 32 gli attuali positivi a fronte di alcune guarigioni, mentre si alza ancora l'asticella dei sorvegliati che arriva a 54, 3 i posti letto occupati per i pazienti dell'area Peligno-Sangrina. Come dicevo, fiato sospeso per il liceo classico, per il liceo Vico. Oggi le 7 classi legate al contagio di una docente di 56 anni di Pettorano sul Gizio sono state sottoposte al tampone, circa 200 test svolti nel drive-in del Palasport, quindi una giornata movimentata per gli utenti e anche per gli instancabili operatori della prevenzione ASL che hanno saputo gestire al meglio queste auto in fila, questo flusso che pure si è visto, mentre la classe dello studente 14enne positivo ieri sarà sottoposta a tampone tra la giornata di venerdì e di lunedì prossimo, ma avremo modo nelle prossime ore di fare il punto della situazione al riguardo. Ora la cronaca giudiziaria. E parliamo della nonna Coraggio che fece arrestare la banda del Pacco in aula, in tribunale, proprio questa truffa, con tanto di virgolette, al finto nipote. Sentiamo nel nostro servizio. Ciao nonna, tra poco arriva il corriere con un pacco per me. Lo puoi pagare tu? L'ennesima truffa del finto nipote si trasforma in un vero e proprio boomerang con l'anziana in questione che insieme alla figlia decide di attirare in trappola i malviventi, grazie anche all'aiuto della polizia intervenuta poco dopo l'arrivo del fattorino. Il singolare episodio, verificatosi a Sulmona il 6 ottobre 2018, è rimbalzato ieri nel primo piano del Palazzo di Giustizia, nel corso del processo che vede imputati un 23enne di Napoli che fu arrestato all'epoca dei fatti
atti e un 57enne suo complice denunciato a piede libero. Una testimonianza, quella resa dalla nonnina 85enne davanti al giudice Francesca Pinacchio, che riaccende una speranza contro le continue truffe della famigerata banda che la scorsa settimana ha spillato circa 6.500 euro agli anziani Pelinni al termine dei vari colpi messi a segno. Per questo l'85enne si è armata di coraggio ancora una volta. Dopo aver fatto arrestare i ladri, esattamente 3 anni dopo, si è presentata davanti al giudice per raccontare l'accaduto. L'anziana ha quindi spiegato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per nipote, le aveva annunciato che di lì a poco nella sua abitazione sarebbe presentato un corriere al quale avrebbe dovuto consegnare la somma di 2.500 euro quale pagamento di ricambi di un computer da lui acquistati. La vittima è riuscita ad avvertire la polizia con un'altra utenza telefonica, la quale, intuito il raggiro, ha approntato un mirato servizio di controllo per incastrare il truffatore che veniva intercettato dalla squadra anticrimine, diretta all'epoca dei fatti dal sostituto commissario Daniele Lerario, prima che riuscisse a farsi consegnare il denaro dall'anziana. Vistosi scoperto, il 23enne cercò di darsi alla fuga, ma dopo un breve e concitato inseguimento lungo le vie del centro storico venne bloccato e arrestato. Con sé il malvivente portava uno zainetto contenente un pacco di riso confezionato con carta da imballo, che avrebbe consegnato alla vittima al posto della presunta merce in cambio le 2.500 euro. Una vicenda sui generis con la truffa a parti invertite. Alla fine è stata la nonna di 85 anni a stare al gioco, a far arrestare la banda che negli ultimi giorni continua a colpire con la solita tecnica e nuovi componenti. La raccomandazione per gli anziani è quella di non cadere nella trappola né di dar credito a quanti chiedono denaro per telefono. La prima cosa da fare è quella di riagganciare la telefonata e usare un cellulare per contattare un proprio familiare o i numeri di emergenza 112 o 113. C'è poi chi, come l'anziana protagonista della storia, asseconda i malviventi per farli acciuffare in flagranza di reato. Solo per questo la donna in questione merita l'appellativo di nonna coraggio. Ci sembra il minimo per questo fenomeno purtroppo ancora attuale. Ora parliamo del brevetto per futuro, perché sono stati inaugurati 2 nuovi laboratori all'Istituto Tecnico Industriale intitolati allo studente recentemente scomparso. Vediamo nel nostro servizio. Un brevetto per l'uso di robot sofisticati e innovativi per i grandi contenitori industriali che in Valle Peligna si trovano ad esempio alla Spumador e alla Magneti Marelli e il dirigente scolastico del Polo Fermi Massimo Di Paolo a illustrare gli ultimi 2 gioielli dell'Istituto Tecnico Industriale di Prato La Peligna, ovvero i laboratori di automotive e robotica industriale intitolati alla memoria dello studente scomparso recentemente, Antonio Di Pillo. Non solo una presentazione degli spazi super innovativi, ma anche un momento per ripartire come comunità, nel ricordo del giovanissimo strappato troppo presto alla vita sotto la benedizione del vescovo diocesano Monsignor Michele Fusco, che ha guidato la preghiera a San Francesco e esortato docenti e operatori a seminare sapienza negli studenti che sono loro affidati, al coltivarla con tutti gli strumenti che la scuola mette a disposizione. Lo sforzo sia di progettazione sia di completamento, ma soprattutto di reperimento fonti, è stata una cosa molto importante per una scuola pubblica, tra l'altro. Sono laboratori molto avanzati che aprono 2 indirizzi di studi estremamente sofisticati, gli unici nel centro-sud. In questo, dove ci troviamo in questo momento, ci sarà il corso di studi di designer legato all'automotive e sarà correlato con 3 bacini di alta qualità del Made in Italy, con Maranello la Ferrari, con Borgo Panigale per la Ducati e per Modena per la Lamborghini. Avremo ospiti proprio in questa scuola gli ingegneri di questi 3 strutture all'avanguardia dell'industria avanzata italiana e i nostri studenti avranno un percorso di studi proprio per imparare il designer industriale avanzato. L'altro laboratorio invece abiliterà, e non uso un termine improprio perché i ragazzi avranno un brevetto di uscita oltre al diploma di periti industriali, un brevetto per l'uso e l'abilitazione all'uso di robot molto impegnativi, sono i robot dei grandi contenitori industriali, delle grandi industrie. Un momento intenso e soprattutto commovente.
gli occhi dei genitori, della sorella, esprimevano tanto, tanta riconoscenza e gratitudine nei confronti della scuola, nei confronti della comunità, con quel dolore che li sta accompagnando ormai da 4 anni. E quindi le corde del cuore sono state toccate, però è stato bello il senso di comunità che si è stretta attorno alla famiglia di Antonio in questi anni, ed anche la cerimonia di inaugurazione di questi 2 laboratori ad Antonio ne è una conferma. Non sono eventi o gesti scontati, però quando arrivano segnano davvero la vivacità di una comunità, in questo caso quella scolastica, l'appartenenza alla comunità e soprattutto lo stringersi attorno di tutti coloro che hanno partecipato poi per la realizzazione di tutto questo, attorno alla famiglia. All'inaugurazione sono quindi intervenuti il preside Massimo Di Paolo, il sindaco di Prato La Peligna, Antonella Di Nino, la presidente della BCC Maria Assunta Rossi. Una scuola che guarda al futuro, celebra i valori, incarnati simbolicamente dallo studente scomparso, il cui nome rimarrà nella memoria collettiva, nella targa dei 2 laboratori. Domani sarà inaugurato sempre a Prato La Peligna il nuovo sportello ERA nel segno della transizione energetica, non solo un punto ma anche un vero e proprio ufficio postale integrato con soluzioni per rendere i cittadini protagonisti proprio della svolta ambientale. Quindi domani è prevista l'inaugurazione alle ore 11. Ora cambiamo argomento, parliamo di Romulus 2 perché sul set della serie Sky c'è anche il sulmonese Marco Di Camillo. Il sulmonese Marco Di Camillo sul set della 2ª stagione di Romulus. Sono terminate oggi le riprese delle battaglie della serie di Sky Romulus 2 che narra le vicende della fondazione di Roma, della storia di Romolo e Remo. Prodotta dalla Groenlandia, la serie segue il pluripremiato film Il Primo Re con la regia di Matteo Rovere, che qui riveste anche il ruolo di produttore televisivo. Marco Di Camillo, attore e musicista sulmonese, annovera tra le sue esperienze professionali partecipazioni a film, a serie nazionali e internazionali come Robin Hood, New Moon e La Freccia Nera con Riccardo Scamarcio e ora Romulus, riuscendo a districarsi tra gli impegni sul set e le attività con la sua band folk medievale Rota Temporis, che presto tornerà sulle scene con un tour mondiale e il lancio di un nuovo disco. E noi ovviamente vi lasciamo a un contenitore di informazione proprio sulla figura di Celestino V tra Dante e Petrarca, perché questo è un po' il motto della manifestazione culturale organizzata dalla Confraternia di Santa Maria di Loreto, che sarà celebrata proprio nel pomeriggio prima con l'omaggio davanti al monumento di Celestino in corso video e proprio dopo con il convegno nella chiesa di Santa Maria della Tomba alla presenza del presidente emerito dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini, per cui abbiamo intervistato proprio i lauretani nella mattinata di oggi per presentare questo evento, quindi che si svolgerà appunto nel pomeriggio in città. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per essere aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Reggi che come di consueto torna intorno alle 20 circa. A tutti buon pomeriggio. La figura di San Celestino V tra Dante e Petrarca, questo è il filo conduttore della manifestazione culturale promossa dalla Confraternia di Santa Maria di Loreto, un alto evento per riflettere su queste 3 figure e soprattutto sul messaggio che le stesse possono dare anche al mondo di oggi. Con il priore Sandro Di Paolo vediamo innanzitutto il perché di una manifestazione di questo alto calibro e spessore. Come Confraternita siamo onorati di aver organizzato questo evento che ci ha sollecitato a più riprese qui presente avvocato Lando Sciubba. È il secondo anno che proponiamo queste giornate celestiniane e quest'anno siamo riusciti a portare sempre in con la collaborazione dell'avvocato il professor Francesco Sabatini, emerito presidente dell'Accademia della Crusca,
un personaggio di livello internazionale e quindi siamo molto orgogliosi come confraternita di poter far partecipare alle nostre giornate cersiliane un professore di così alto livello istituzionale. Questo vuol dire che il sodalizio lavora tutto l'anno, no? Un modo per farlo rimanere al centro anche della vita culturale della città. Sì, come dicevo, questo è il secondo anno, ma stiamo insieme all'avvocato, insieme anche al nostro cappellano, stiamo cercando di promuovere tutti gli anni queste iniziative, portando sempre personaggi all'altezza della situazione per promuovere un evento culturale diciamo di elevata importanza sul mondo. La figura di Celestino, di Dante e di Petrarca, quali le peculiarità di questi tre grandi colossi, soprattutto di San Celestino, per una rinnovata spiritualità? Indubbiamente San Pietro Celestino si contraddistingue per la sua fede, per la sua carità e particolarmente per la sua vita eremitica. Quello che noi possiamo cogliere del suo messaggio è l'intensità della sua vita di preghiera attraverso la quale ha costruito la sua spiritualità e anche l'ha comunicata a tutta la Chiesa. Per quanto riguarda a Dante e a Petrarca, conosciamo, penso, di un modo così grande le opere letterarie. Loro ci lasciano, sia Dante, la sua peculiarità e il suo amore per Firenze, attraverso le quali ci ha mostrato la grandezza di quella città, del popolo dove lui è cresciuto e ha sviluppato tutta la sua produzione letteraria. Petrarca ha una visione più ampia, più universale, dove, basandosi particolarmente o citando a Sant'Agostino, ha comunicato i valori della fede. Non possiamo dimenticare Dante quando ci descrive la eternità, mostrandoci sempre questi personaggi, il cammino di virtuoso per raggiungere quella comunione eterna con Dio. E con l'avvocato Lando Sciuba andiamo un po' sul senso di questa manifestazione, quindi qual è il filo rosso che lega le tre grandi figure di Celestino, di Dante e di Petrarca, e anche che tipo di contributo letterario e di spessore intellettuale può dare una figura dal calibro di Sabatini? Ma il professor Sabatini, che nativo di Peso Costanzo ed è cittadino onorario di Sulmona, ha accettato con grandissima disponibilità e grandissimo piacere l'invito che già l'anno scorso gli avevamo rivolto, la confraternita gli aveva rivolto, ma che poi non poteva essere onorato per un problema particolare che era insorto all'ultimo momento. Celestino V è una figura che sempre di più giganteggia sullo scenario etico-culturale a livello mondiale, a livello generale, perché esprime la capacità dell'uomo di rimanere legato al suo mondo, alle sue origini, alla consapevolezza della sua, per così dire, uso un termine forte ma vuole essere espressivo, apparente minorità, per riconsacrarsi in quello stesso momento come il portatore di una testimonianza di grandezza spirituale assoluta. E lo spirito che mi ha indotto a rinnovare alla confraternita anche quest'anno l'invito a avviare, a ripetere queste giornate celestiniane, oltretutto va ricordato che la zona che territorialmente di competenza della parrocchia di Santa Maria della Tomba è la zona che maggiormente conobbe un'espansione tanto civile quanto economica proprio con la vicenda di Celestino, e che quest'uomo, questo umile anacoreta del Morrone che assurge alla luce, alla gloria del papato, alla dignità e alla potenza del papato, e poi rinuncia per rimanere coerente e fedele ai suoi inderogabili principi morali, è una figura che sempre di più giganteggia nello scenario etico e nello scenario culturale di oggi, e al quale credo Francesco Sabatini, cittadino onorario di Sulmona, come torno a ripetere,
dedicherà oggi riflessioni particolarmente profonde e interessanti, e quindi lo ascolteremo con grande attenzione, perché sono sicuro che sarà offerta una chiave di lettura alla stregua tanto della posizione di Dante Alighieri, che fustigò Celestino V per la pretesa viltade che lo condusse al gran rifiuto, quanto per la rilettura critica in termini positivi, in termini encomiastici per così dire, che ne fece invece Francesco Petrarca, oltretutto legato a Sulmona dai suoi grandi rapporti di amicizia con Marco Barbato, e che in qualche modo non vale a determinare per così dire il pareggio, ma vale a offrire una chiave di lettura assolutamente nuova, assolutamente interessante e particolarmente esaltante.